Saluto tutti quanti gli ascoltatori di nuovo e volevo questa sera impostare la trasmissione appunto come mi è stato chiesto, da un lato cercando di rievocare alcuni aspetti delle apparizioni di Fatima di cui ricorre il centenario e dall'altro anche evidenziare degli aspetti come dire, di saldatura e di vicinanza che anche l'esperienza di San Martino di Schio ha con la realtà di Fatima, in particolare su un punto, insomma, come farò verso il termine di questa conversazione. Allora, Fatima è una delle apparizioni, diciamo, più popolari da un punto di vista di apparizioni mariane e che ha indubbiamente segnato, ecco, un'epoca e come dire, un momento epocale molto molto delicato. Io ho fatto diverse conferenze su questo punto perché avvennero in un anno drammatico per la storia dell'umanità, cioè nell'anno in cui Lenin prese il potere in Russia, addirittura neanche 10 giorni dopo l'ultima apparizione di Fatima fu issata la bandiera comunista in Russia. E una, diciamo, delle preoccupazioni della Madonna, a Fatima era di cercare di contrastare la diffusione del comunismo nel mondo, per quanto a me è dato di capire, non soltanto, diciamo, non principalmente il comunismo come, sistema politico, ecco, ma il comunismo come sistema ideologico e soprattutto i presupposti teoretici del marxismo puro. Voi sapete che il marxismo ha come presupposto l'ateismo teorico e pratico, quindi di costruire un mondo senza Dio dove siano perseguiti degli ideali, per certi aspetti anche alcuni condivisibili, ma di giustizia veramente umana. Quindi in realtà il comunismo teorico, ecco, significa la morte di Dio, quindi l'estromissione di Dio dal consorzio umano. Quindi pensare che possa, non soltanto che possa esistere un mondo senza Dio, ma che l'uomo sarà felice, finalmente si realizzerà la giustizia se si riesce a estromettere completamente Dio dalla scena e dalle occupazioni dell'uomo. Questa è veramente una cosa che in questi termini, così come dire, forti e anche diciamo, filosoficamente organizzati, perché insomma, il marxismo, Marx era un filosofo e il marxismo è stata una scuola di pensiero che ha prodotto frutti su frutti su frutti, insomma, poi certamente la qualità di quei frutti è sommamente discutibile, però è indubbio che ha segnato un'epoca e anche se oggi sì, esistono ancora nazioni comuniste, c'è la Cina soprattutto e c'è ancora Cuba tra le più conosciute, tra le principali, poi c'è la Corea del Nord, però anche le zone del mondo che non sono, diciamo, segnate da o governate da un sistema politico comunista, ahimè, ne hanno perfettamente assimilato lo spirito, perché di fatto, nella stragrande maggioranza dei paesi cosiddetti occidentalizzati, occidentali, industrializzati, si è realizzata la macabra profezia, ecco, nicciana, che Dio è della morte di Dio, che Dio è completamente morto. Oggi si assiste a, come dire, a una fase ancora oltre, perché mentre i comunisti combattevano, ecco, i credenti considerandoli come nemici, oggi addirittura la fede è scaduta, ecco, nell'assoluta proprio apatia e indifferenza, estraneità addirittura in masse e masse e masse di persone. Qui non c'è più l'ateismo, qui c'è assolutamente il nichilismo. Cioè il niente, niente che è stato espresso anche da alcuni cantautori italiani, no? Ricordo quando ero piccolo,
quando ero più giovane c'era una canzone di Marco Masini che si chiamava Il Niente. Ecco, non molto tempo fa il rocker Vasco Rossi, con uno dei suoi ultimi single, Dannate Nuvole, ripeteva il niente, niente, niente dura, niente, niente, niente è vero. Quindi sono espressioni, almeno in Italia, insomma, di un certo ambiente culturale che ormai si è stanziato. E quindi perché ho fatto tutto quanto questa lunga premessa? Perché la Madonna è scesa in campo a Fatima, tra l'altro con una terapia molto ben precisa, come vedremo, con delle indicazioni che se fossero state seguite non ci saremmo trovati dove siamo adesso, e purtroppo ritrovandoci significa che qualcosa non ha funzionato, che la Madonna non è stata ascoltata. Purtroppo, come suo figlio, ha questa, diciamo così, sciagurata sorte che si china, interviene, parla, ama soprattutto, esorta, ma molto spesso le sue parole cadono nel vuoto o nel gelo, insomma, dei cuori, ahi noi. E che cosa ha fatto la Madonna? Ecco, se uno segue, chiaramente non è possibile nel breve arco della nostra conversazione approfondire troppo, però vorrei fare una piccola, come dire, carrellata, cercando di cogliere anche il cuore del messaggio di Fatima, no? Nella prima apparizione c'è già un po' tutto, nel senso che il dialogo che fece Maria Santissima con Suor Lucia in particolare, un dialogo apparentemente infantile, perché Suor Lucia si è messa a chiedere se lei, Giacinta, Francesco, sarebbero andati in paradiso, che fine aveva fatto una sua amica, insomma, lì la risposta della Madonna un pochino inquietante, che sarebbe rimasta in purgatorio fino alla fine del mondo. Ma poi l'apparizione culmina in quella domanda che Maria Santissima fece ai bambini di 7, 8 e 11 anni, quindi abbastanza significativo in particolare: volete offrirvi come vittime, come atto di riparazione, da offrire a Dio per i peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei poveri peccatori. Sì, lo vogliamo, bene, avrete molto da soffrire, ma io sarò sempre con voi. Io vi confesso che quando conobbi bene queste apparizioni, lo racconto sempre, ero seminarista, figlio un pochino del mio tempo e di certa cultura anche teologica un po' discutibile che gira. Soltanto a leggere la prima apparizione mi preso mezzo colpo, insomma, perché dico: offrirvi come vittime, come atto di riparazione per i peccati con cui ho offeso. Forse era la prima volta in vita mia che sentivo parlare di questo termine, la riparazione. Dico, riparazione per i peccati con cui ho offeso. Che significa riparazione per i peccati con cui ho offeso? Io vi confesso che allora non capivo assolutamente niente di queste parole. E di supplica per la conversione del peccato, dice: ma come vittime? Vittime vuol dire che questi dovranno soffrire, quindi la sofferenza, e a quei tempi, insomma, anche condizionato, insomma, da certi maestri, le idee che giravano, che circolavano, era che c'era Gesù che aveva sofferto per la nostra salvezza, e che quelle sofferenze bastassero e avanzassero. Quindi io mi chiedevo, nella mia testolina un po' ignorante di allora, sono passati 25 anni, insomma, passato un pochino di tempo, 25 no, ma 21, 20 sicuri, dico, che significa questa cosa? E mi lasciò molto perplesso, mi lasciò molto sconvolto. E quell'inquietudine interiore che mi spinse poi ad approfondire, dico: ma che cos'è questa cosa? Ecco, e la Madonna, durante questa apparizione, chiedeva anche di pregare tanto il rosario, il rosario, il rosario, il rosario, il rosario e il rosario. Io il rosario lo pregavo allora, ne pregavo quello che, diciamo, comunemente avviene, insomma, quella che un tempo si chiamava la terza parte, soprattutto per non chiamarla la quarta parte, perché San Giovanni Paolo II ci ha aggiunto i misteri della luce, quindi dovremmo aggiornare un po' il vocabolario. E lo facevo un pochino per forza, perché il rosario, almeno a quei tempi,
era la preghiera che facevo perché intuivo, ecco, avevo in qualche modo saputo che era una cosa importante che bisognava fare, ma con molta fatica, quindi ancora non era in me sviluppata una sana e consapevole devozione alla Madonna, no? Ecco, quindi poi proseguendo nelle apparizioni si arriva alla terza, che è quella del 13 luglio, che è quella forse più importante, dove Maria Santissima fece un altro, diciamo, gesto abbastanza forte, significativo e per certi aspetti profetico, perché andava, come dire, a cercare di premunire in qualche modo gli uomini di chiesa da una serie di sciocchezze che sarebbero state dette parecchi lustri dopo. Il primo segreto di Fatima, che tutti sanno che sono tre segreti, si è molto parlato e si parla ancora molto del terzo segreto di Fatima, e quindi questo terzo segreto di Fatima, sono 20-30 anni da questa parte, capta un po' l'attenzione di tutti e magari poi si dimenticano gli altri due, ma il famoso primo segreto di Fatima, che cos'è? È la visione dell'inferno. Durante questa terza apparizione, questi pastorelli a un certo punto vedono aprirsi la terra, un mare di fuoco, e mostri che ondeggiavano dentro queste fiamme, alcuni più ripugnanti, che erano i demoni, altri che entravano dentro queste fiamme con sembianze umane, sono chiaramente le anime dannate, e poi uscivano mostruosi, deformati, meno brutti dei demoni, ma comunque si davano un bel da fare pure loro. Ecco, i pastorelli raccontavano che questa apparizione era durata pochi istanti, ma che se non ci fosse stata la Madonna sarebbero morti terrorizzati di paura. Questo è quello che racconta. E dopodiché la Madonna disse: avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori, e per salvarli Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Quindi compare anche a fianco la dimensione del sacrificio, della penitenza, della preghiera e di questo aspetto particolare su cui spero di poter tornare durante questa conversazione, questo aspetto della devozione al cuore immacolato e anche sullo sfondo di questa inquietante rivelazione circa l'inferno. Noi sappiamo che purtroppo negli anni 70 in particolare, da alcuni teologi, non so se è mancanza di carità fare il nome, forse è meglio che soprassediamo, ma da alcuni fu teorizzata l'inesistenza dell'inferno, proprio teorizzata, e anche l'inesistenza degli angeli ribelli, cioè si cominciò a postulare, a prospettare più che postulare, l'identificazione del male come un concetto, d'accordo, astratto, non come un'attività in qualche modo collegabile a degli agenti intelligenti e cattivi che la pongono in essere. Quindi il male diventa un'astrazione, diventa un concetto filosofico e basta. Quindi un processo che in questa forma radicale, diciamo così, proprio spinta, non ebbe moltissimi, almeno a livello teoretico, ascoltatori e seguaci, però a livello pratico produsse una montagna di scombussolamenti, anche perché poi cominciarono le varianti, d'accordo? Si dice no, i demoni sì, forse esistono. Però nei Vangeli, quando Gesù parla di scacciare i demoni, in realtà non erano demoni, quelle erano malattie mentali, a quei tempi la psichiatria non aveva fatto progressi e quindi niente esorcismi, niente cose di questo genere. Sì, esistono, ma non bisogna dargli troppa importanza. Poi qualcuno cominciò a dire che l'inferno esiste, perché Gesù, insomma, nel Vangelo ne parla, ma qualcuno dice che esiste, però è vuoto, perché la misericordia di Dio è talmente grande che sicuramente non permette che ci vada nessuno. Qualcun altro, vedendo che nel Vangelo ogni tanto, sapete, Gesù dava
come dire, per presupposto il fatto che l'inferno non fosse vuoto, quantomeno, come dire, il ricco senza nome della parabola del povero Lazzaro, Gesù dice, stando nell'inferno tra i tormenti. Quindi, allora c'era chi si arrampicava, io queste cose le racconto, come dire, quasi facendoci dell'ironia, ma sarebbe da mettersi le mani nei capelli per chi può. Ecco. No, l'inferno non è vuoto, perché, però è lecito sperare che lo sia, d'accordo? Qualcun altro ha detto. Qualcun altro dice, sì, è vero, Gesù dice che c'è il poveri ricco cattivo, ma quello è un genere letterario, insomma. Quindi veramente ne sono cominciate di tutti i tipi. Quindi dopo le apparizioni di Fatima si è instaurato un duplice processo parallelo. Quindi una totale secolarizzazione del mondo, quindi una totale scristianizzazione progressiva, ecco, del mondo, certamente cominciata a livello teoretico e pratico nell'Unione Sovietica, quindi nella Russia comunista, ma poi progressivamente dilatantesi attraverso altre forme, chiaramente non necessariamente del comunismo, anche in Occidente. Vero è che comunque il marxismo prese grande piede in Italia e non solo in Italia, coinvolgendo grandi masse. E quindi, anche se non c'è stata mai una presa del potere in senso stretto, è però a livello culturale c'è stata una grandissima operazione di occupazione, no? Non mi ricordo se Gramsci o Togliatti, uno dei due, dicevano: guardate che per andare al potere non è indispensabile occupare i parlamenti, ecco, basta occupare la scuola, i mezzi di informazione e la magistratura. Fatemi cari, questo purtroppo in Italia non ci vuole la scienza infusa per comprendere che, insomma, è operazione di vecchia data, cioè la cultura è stata monopolizzata, diciamo così, da certi ambienti, così come i mezzi di comunicazione, così come io, insomma, conosco quegli ambienti perché li ho frequentati prima di diventare sacerdote, anche gli ambienti della magistratura. E quindi questo ha provocato una diffusione dell'ateismo che ha avuto manforte, per la verità, anche dalle posizioni opposte, no? Quindi anche dal cosiddetto edonismo, quindi dalla ricerca di un benessere sfrenato, libertario e libertino, ecco, quindi non proletario, dall'altra parte, che ha comunque lo stesso come comune denominatore il fatto che la felicità è cercata qui in terra attraverso il soddisfacimento dei piaceri e la tutela degli individuali diritti, chiudendo ogni orizzonte ultraterreno. Quindi, perché la Madonna fa vedere l'inferno? Ecco, perché, come diceva il buon Cardinal Siri, per andare in paradiso bisogna crederci che esiste e bisogna fare un po' di fatica per arrivarci. Perché Gesù nel Vangelo ha detto chiaramente: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e ci vanno quasi tutti. Invece stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi, il togliere Dio come orizzonte della propria esistenza per immergersi completamente nella ricerca di una felicità umana, anche attraverso le forme di una paventata giustizia sociale, significava semplicemente cominciare un cammino a precipizio verso l'inferno. Io racconto sempre, è la prima volta che parlo su Radio Colbe, quindi non so la tipologia di ascoltatori che incontro. Ho avuto, diciamo, modo in passato di occuparmi, perché mi fu chiesto da un altro lato, insomma, da altre trasmissioni che ho fatto, della musica rock e delle sue possibili implicanze non positive. Siccome c'è una parte della musica estrema rock che è esplicitamente satanica, cioè nel senso che contiene proprio degli inni a Satana, delle canzoni dedicate, fece tutta quanta una serie di studi,
per andare a cercare di individuare il rapporto e l'eventuale legame tra musica rock e satanismo, e fino a che punto questo potesse essere, come dire, dimostrato, dimostrabile, e se era un fenomeno limitato soltanto agli ambienti estremi, espliciti, dove fare qualche nome di qualche gruppo di questi dark, i Death SS, gli Slayers, questa, come si chiama quell'altro, Marilyn Manson e questa gentaccia qui, gentaccia insomma nel senso, preghiamo per la loro conversione, ma sono diffusori insomma di brutte cose insomma, no? Dal punto di vista oggettivo, e quindi mi sono dovuto andare a studiare anche, come dire, le origini del satanismo, che è un fenomeno relativamente recente come fenomeno organizzato, la cui nascita si trova alla fine del 1800, ma uno dei fondatori, diciamo così, teorici del satanismo, che è Aleister Crowley, personaggio veramente inquietante, aveva come motto, quindi come fa quel che vuoi, quindi questo per dire la facilità con cui si piomba nell'inferno, no? Per andare all'inferno basta mettere in pratica il motto del fondatore del satanismo, fai tutto quello che ti pare, che è, come dire, il mito quasi prometeico che l'uomo contemporaneo si è prefissato, quindi il massimo sogno, d'accordo? E che adesso sembra diventato, come dire, realtà per molti. Questo chiaramente significa che ci sono una montagna di persone che precipitano in questo luogo di perdizione senza rendersene conto. Nelle conversazioni non ufficiali di Fatima, perché poi i pastorelli diedero dei resoconti non soltanto delle apparizioni pubbliche della Madonna, egli ebbero modo di avere anche dei colloqui privati con Maria Santissima, diciamo informali, e la Madonna disse che la stragrande maggioranza delle persone che andavano all'inferno, uno, ci andavano per i peccati impuri. Oggi è meglio che non parliamo di questo argomento, insomma, che dopo la rivoluzione sessantottina ormai sembra essersi innescata una montagna, una valanga di fango apparentemente inarrestabile, cioè inarrestabile nei cuori di coloro che non sono discepoli di Gesù, perché quelli che lo sono veramente sono capaci, capacissimi, ne conosco tanti anche oggi. Vivere la purezza al 100%, poi, non al 70% o all'80%, al 100%. Quindi disse che la causa prima della dannazione erano questi peccati impuri, ma disse anche che la stragrande maggioranza della gente che andava all'inferno era gente che non credeva che l'inferno esistesse. Quindi c'era una situazione, diciamo così, drammatica, sia a livello globale, come dire, quindi di situazioni grosse che si andavano creando, e sia anche a livello, perdonate il termine, individuale, nel senso di gravissime perdite singole e plurime di anime, che è la cosa che sta più a cuore a nostro Signore. Gesù è venuto sulla terra non per fare chissà che cosa, non per non per togliere i problemi, non per togliere la fame, non per togliere tante altre cose che anche dopo la venuta di Gesù rimangono, ma per togliere il peccato e per salvare le anime dalla perdizione eterna, punto. Ecco, anche questa, come dire, evidenza e chiarezza concettuale del senso della missione terrena di Gesù oggi, in qualche circostanza, in qualche ambiente, in qualche situazione, sembra non essere sempre così, così chiara. Quindi la Madonna è venuta a, come dire, a dire attenzione, sapendo quello che faceva, per premunire gli uomini. Quindi, dopo la visione dell'inferno, raccomandò anche la consacrazione della Russia a questo cuore immacolato di Maria, per salvare il mondo viene a chiedere,
poi c'è quel misterioso terzo segreto, ecco, che non si capisce bene, perché lì, come dire, il Papa non si capisce, questo vescovo vestito di bianco, perché lo chiama vescovo vestito di bianco, viene ucciso, è stato Giovanni Paolo II, sì, ma Giovanni Paolo II non è morto, quindi rimane, nonostante che sia stato svelato, come dire, oggetto, insomma, è noto, insomma, nella letteratura, di ulteriori discussioni. Le apparizioni di Fatima proseguono così, con dei particolari, insomma, che emergono dalle successive apparizioni. Per esempio, i gesti di penitenza che facevano questi bambini, che qualcuno oggi li definirebbe medievali. Ecco, mi pare che nell'apparizione di agosto, la Madonna disse queste testuali parole ai pastorelli, dice: Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che portiate la corda di notte, portatela soltanto di giorno. Cos'era questa corda? Questi si erano fatti una corda intrecciata di nodi e si erano stretti alla vita, come dire, facendosi un cilizio artigianale, ecco, domestico, ecco, non avendo la possibilità di procurarsene uno, come dire, ufficiale, ecco. Io anche quando lessi questa cosa rimasi abbastanza sconvolto, perché dico: ma la Madonna, cioè, questi sono bambini, cioè, fare a un bambino una cosa di questo genere, ecco, fare a un bambino una cosa di questo genere. Noi sappiamo che le apparizioni di Fatima furono precedute da quelle dell'Angelo del Portogallo, le cui tre apparizioni avevano proprio come fine quello di stimolare e di sollecitare la riparazione dei peccati degli uomini con preghiere e sacrifici. Poi sappiamo la famosa apparizione del 13 ottobre, la Madonna diede il segno con il miracolo del sole, che era veramente lei. E il cuore del messaggio di Fatima, diciamo, che si sintetizza in poche battute: preghiera, il rosario. Suor Lucia disse, successivamente al termine delle apparizioni, che hanno un appendice che adesso poi brevemente introdurrò, che la Madonna disse queste testuali parole: sono venuto a chiedere il rosario, perché con il rosario in mano si possono fermare le guerre, le catastrofi naturali e i cataclismi. Punto. Poi i sacrifici al duplice scopo di riparare i peccati e di ottenere la conversione dei peccatori. Allora, questo aspetto della riparazione fu poi ripreso dalla Madonna nelle apparizioni postume del 1925, destinate soltanto a Suor Lucia, in cui la Madonna tornò a parlare dell'importanza della consacrazione al Cuore Immacolato e di una nuova forma devozionale, che era la pratica dei primi 5 sabati del mese, che si affiancava a quella già nota dei primi 9 venerdì del Sacro Cuore di Gesù, liberato a Santa Margherita Maria la Coque, quello del 1600, quindi quasi 3 secoli prima. E la Madonna disse, fece vedere a Suor Lucia il suo cuore circondato di spine, dicendo: guarda, le spine che gli uomini ingrati conficcano dentro il mio cuore, senza nessuno che faccia un atto di riparazione per toglierle. Ora, io penso che questo aspetto dobbiamo, gli miei cari, gentili ascoltatori, approfondirlo un attimo, ecco, perché anche dinanzi a tante situazioni che oggi si vedono, a tanti problemi veri o altre volte apparenti, anche nella Chiesa, io non penso che molti fedeli, anche devoti, anche ministri, anche uomini di chiesa, abbiano compreso bene qual è la prima cosa da fare. Cioè, tutta questa montagna di peccati che gli uomini stanno commettendo esige di essere riparata. Cioè, ci deve essere qualcuno che faccia degli atti uguali e contrari, d'accordo, con cui in un certo senso compensi, ecco,
Perché il cuore di Gesù e il cuore di Maria nel vedere tutto questo mare di ingratitudine, perché il peccato è proprio un atto formale di disprezzo, di calpestare la bontà divina, è che qualcuno deve dire: ma no, signora mia, tu per me sei importante e ti manifesto la mia importanza anche per quelli che non lo fanno. La preghiera dell'angelo del Portogallo: mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiedo perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. Allora, la riparazione dei peccati, come dire, ferma, ecco, blocca veramente la giustizia di Dio, che esiste, nell'apparizione prima di Fatima, sempre riconosciuta dalla Chiesa. Un'altra immagine molto forte che la Madonna usò, parlava, dice: io non riesco più a trattenere il braccio di mio figlio. Capite? Perché tutta questa montagna di male scatena male, d'accordo? Cioè, quando l'uomo fa tutto questo male, si consegna nelle mani del malefico e del malvagio per eccellenza, il quale acquisisce una sorta di diritto di fargli del male, proprio per tutta la forza che il peccato dell'uomo gli dà. E la giustizia di Dio, che non è, stare attenti, una punizione, ma, come dire, il diavolo ci dice. Si presenta a Dio e gli dice: guarda che cosa stanno facendo questi? Stanno facendo quello che dico io. Quindi loro sono miei e quindi li tratto come dico io. Allora, secondo giustizia, Dio gli deve dire: fai pure, perché questo è quello che si meritano. La misericordia è no, l'intervento di Dio che ferma questa cosa qui, ma la ferma se qualcuno dice: no, signore mio, ci sto io, ci penso io a riparare queste cose. Tu fai misericordia agli uomini. Ma questo, figlioli miei cari, l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Noi, quando vediamo qualcosa che non funziona, cominciamo a chiacchierare, a criticare, a scrivere gli articoli, a andare. Adesso c'è sta Facebook e social network, io li uso, per carità, sono primo, ma che a volte se ne fa un uso, ma disastroso. Ma che modo, cioè, uno stile completamente antimariano. Cioè, noi quando vediamo qualcosa che non va, sapete cosa? Ce ne andiamo in chiesa, ci chiudiamo da noi e offriamo riparazione al Signore. Questa è la prima cosa da fare, la prima, in assoluto. Sì. Immediatamente. 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 Il legame profondo, secondo me, che c'è tra Fatima e San Martino è proprio dato dall'importanza della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Volevo concludere con questo tema. La Madonna a San Martino e a Schio ha chiesto fortemente la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che a Fatima aveva presentato come ultimo baluardo di rifugio. Cioè, come si fa a sfuggire da questa situazione di male dilagante? Bisogna avere qualcuno che ci custodisca, che ci aiuti e che ci preservi e che ci aiuti in questo contesto malato a non perdere la bussola e ad essere condotto verso il bene. Quindi la Madonna ha presentato il suo cuore come luogo di rifugio per l'umanità. Quindi, chiedendo la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che è il modo con cui noi riconosciamo alla Madonna questa sua funzione e le chiediamo, offrendo noi stessi, aiuto perché possa condurci, nonostante il mondo in cui viviamo, verso la salvezza e verso un cammino di santificazione che possa in qualche modo preservarci dalla rovina in cui vediamo purtroppo precipitare il mondo contemporaneo. E attraverso poi la pratica dei primi 5 sabati del mese si compie anche quel gesto che lei chiedeva, appunto, di consolare un po' il cuore di Maria togliendo qualche spina e quindi ottenendo dal Signore la possibilità, attraverso la riparazione di alcuni peccati, di avere misericordia al tempo stesso anche per chi continua ad offendere il Signore. Benissimo.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io benedico voi tutti, ascoltatori, con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo di intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, vi benedico per imprimere in tutti voi il triplice suggello delle tre divine persone, affinché possiate risorgere dal vostro decadimento per vivere sempre nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica ed imprima nella vostra volontà il suggello della sua potenza, restituendolo sovrano di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunica ed imprima nel vostro intelletto il suggello della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunica ed imprima nella vostra memoria il suggello del suo amore. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi. Voi tutti ascoltatori dunque, vi benedico nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.